Ok, siamo online. Grazie a tutti di aver accettato partecipare al dibattito. Quindi saluto subito tutte le persone presenti nel dibattito e quelle che ci seguono si chiamano. Introduco velocemente perché siamo in ritardo. Ci troviamo qua perché abbiamo notato che nella zona di Como Sud, tra Prestino, Breccia, Rebibbia e Camerlata, c'è una forte insistenza di supermercati. Abbiamo definito urbanizzazione aggressiva, non noi ovviamente, e questa è un po' la situazione attuale. Viene giustificato, più che altro viene presentata come una riqualificazione del territorio. Possiamo discutere anche di questo, possiamo discutere anche che probabilmente da riqualificare ci sono anche altre aree della zona, ci sono altre necessità su quella zona e per il momento sembra che non siano state prese in considerazione se non appunto in questi termini. Ho invitato persone possibili in modo non a caso, le persone ovviamente hanno una specificità e poi si presenteranno uno alla volta con il loro intervento per dare uno sguardo complessivo della zona, non soltanto soffermarsi sulla questione dei supermercati, sono troppi, punto. Chiederei di evidenziare tanti perché, tanti, io personalmente la mia posizione è che sei in 2 km e 2 da Google Maps, da Camerlata di Cecilio, siano troppi. Sulla via Pasquale Paolo ce ne sono 4, ed è penso un chilometro qualcosa, sono veramente troppi. Detto questo, inizierei a entrare nel dibattito spiegando, ad esempio, poi magari fatti gli altri del tuo intervento, quello che abbiamo fatto, quando è stato, non mi ricordo, io i giorni non sono molto, l'altro giorno, Devo parlare io, non ho capito, la tua voce senti un po' con l'eco, quindi sente non. molto male, sì. Ah, potresti dirmelo un po' prima. No, ma si capisce quasi tutto, solo non ho Ok. capito. No, se puoi continuare tu introducendo magari dall'azione della scorsa volta che abbiamo fatto. Sì, come è apparso sui giornali, Fridays for Future, Como. Chi non parla può tenere i microfoni tutti spenti, forse quello è il problema. Io adesso mi taccio, quindi Lori, a te. Poi interventi con la mano. Come è apparso sui giornali l'altro giorno, Fridays for Future Como, di cui faccio parte, e Ricominciamo da Como, hanno affisso uno striscione sulla cancellata dei cantieri del nuovo Aldi in via Pasquale Paoli, in cui si faceva presente quanto quello che si sta realizzando in quella zona di Como, rappresenti un modello di urbanizzazione aggressiva, che è un termine che ho coniato io, voglio essere sincero. Ho contribuito a stendere il comunicato insieme a Roberto. E niente, quindi cosa devo dire? Poi siamo qua per parlare di questo. Sì, Dico continuiamo. anche il motivo per cui Fridays for Future vuole occuparsi di questo. Esatto. Ok. Fridays for Future, vabbè, è un movimento internazionale che si occupa di crisi climatica. Noi come gruppo locale Fridays for Future Como ci siamo occupati già quasi dagli inizi di mobilità, sì, mobilità e inquinamento da mobilità, che è uno dei problemi ambientali principali a Como. Questa questione dei supermercati a Como Sud, questa massiccia costruzione di supermercati a Como Sud, si connette direttamente col problema mobilità a Como e in generale rispecchia
questo modello di sviluppo sbagliato attuale. E quindi appena Roberto ci ha chiesto se eravamo interessati a occuparci di questo tema, abbiamo risposto subito positivamente. Volevo precisare che per quanto possa essere eccessivo il numero di supermercati di fronte a una progettazione, di fronte a un'idea di quello che si sta facendo e del perché si sta facendo, dell'obiettivo da raggiungere, potrebbe anche assumere un senso. È questo proprio come dire, la chiave che vorremmo dare sia al dibattito sia alla richiesta di spiegazioni da parte dell'assessore Marco Butti. Chiaramente, questo io sono una persona abbastanza chiara, non faccio giri intorno. Questa giunta non mi sta simpatica, era abbastanza chiaro da tempo. Chi si siede a questo tavolo non mi sta simpatico, non ci andrei a cena. Quindi mi scuso magari per i toni o il metodo della comunicazione con cui è stato chiesto l'invito. Sicuramente abbiamo sbagliato. Questo non toglie che l'invito è rinnovato. Domani mattina manderò la mail all'assessore chiedendo un incontro. Quale progettazione quindi c'è dietro? Quale progettazione ci può essere dietro? Io so che in realtà, a proposito di progetti, Nicole, ti chiedo io di intervenire adesso, se ne è occupata parecchio insieme ai cittadini della zona di Como Sud. Infatti, vabbè, le presentazioni falle tu e introduci tu il discorso. È per me importante il tuo intervento per capire se la progettazione ipotetica che può essere dietro all'urbanizzazione aggressiva dei supermercati in quella zona può essere in relazione, cioè si può trovare bene, si sposa con i progetti che sono stati portati dai cittadini stessi per volontà dei cittadini insieme alle altre associazioni su quella stessa zona. Sì, buonasera a tutti. Io faccio parte della cooperativa Ecofficine che insieme alla cooperativa Il Seme, la cooperativa Si può fare, l'associazione L'Isola che c'è, nel 2018 hanno appunto iniziato questo progetto, La Rebbia che vorrei, che poi si è concluso all'inizio del fine 2019, inizio 2020. Quello che può essere interessante secondo me nel racconto di questo progetto, per quello che è in tema oggi, è proprio il metodo. Il progetto era un progetto finanziato da Fondazione Cariplo sul tema della resilienza delle comunità dei diversi territori, ma quello che è interessante è che noi non siamo partiti mettendoci a scrivere quello che secondo noi poteva servire su quel territorio, ma eravamo in contatto con questo gruppo di cittadini che aveva fatto tutto un lavoro all'interno delle assemblee di zona, cioè quindi in uno spazio partecipativo, insieme, erano arrivati a immaginarsi un futuro per il proprio quartiere. Noi in contatto con loro abbiamo preso tutte quelle parti del progetto che erano finanziabili da questo bando di Fondazione Cariplo che finanziava una parte del progetto, il resto l'hanno messo le realtà coinvolte e abbiamo provato a realizzarlo nel tempi che erano a disposizione del progetto. Quali erano i temi principali? Innanzitutto il fatto che Rebbio è stretto fra queste due vie di comunicazione, diciamo ad alta comunicazione, che sono appunto via Pasquale Paoli e via Varesina, dove scorrono, appunto molti mezzi, scavalcando quasi il quartiere. L'altro problema è che Rebbio non ha un suo vero e proprio centro, che forse potrebbe corrispondere alla parrocchia in qualche modo, all'oratorio, ma di fatto poi fisicamente non c'è una piazza, non c'è un luogo di aggregazione. Un altro problema è che a Rebbio ci sono degli spazi veramente molto belli, come il Parco Negretti, che è un piccolo gioiello che dovrebbe essere una spilla per tutta la città, che però non vengono conosciuti e non vengono frequentati anche per problemi di vario genere. Il Parco Negretti in particolare si porta dietro tutta una storia di degrado, soprattutto anche come fama che lo accompagna dagli anni passati. Quello che ha provato a fare il progetto è stato sempre
coinvolgendo i cittadini nel poi diciamo tradurre quello che avevamo messo su carta e che Fondazione Cariplo aveva approvato in azioni concrete, quindi abbiamo fatto delle assemblee con dei metodi apposta per far uscire le idee dai cittadini, quella di riqualificare il parco in modo che fosse vissuto più, dare la possibilità a più persone di vivere il Parco Negretti, e quello di riqualificare un'area, anche quella molto bella, dietro al cimitero, che era un prato abbandonato, semi-abbandonato, in realtà c'era qualcuno che tagliava l'erba, ma restava questo prato vuoto, dietro al cimitero, all'interno di un passaggio pedonale che veniva frequentato dai cittadini come passeggiata, magari per portare a spasso il cane, ma niente di più. In questa zona siamo riusciti ad avere un comodato d'uso da parte della provincia di Como dello spazio, e abbiamo, coinvolgendo 25-26 cittadini del quartiere, realizzato degli orti di quartiere. Cioè non è un orto condiviso, nel vero senso della parola. Ogni ortista, ogni orticoltore ha il suo pezzettino, ma in un'ottica di condivisione. Quindi lo spazio è comune, gli orti non sono rigidamente divisi l'uno con l'altro, e c'è soprattutto pensato un pezzo di spazio lasciato alla vita degli abitanti del quartiere, quindi con dei berceau, con la possibilità di fare la griglia, con la possibilità di andare a fare una passeggiata, di fermarsi un attimo. La cosa che ci hanno detto quando abbiamo iniziato a fare questa cosa è che avremmo dovuto mettere un muro di 3 metri con il filo spinato, i vetri in cima, perché di sicuro nel giro di qualche settimana sarebbe stato distrutto dai vandali che scorrazzano nel quartiere. Quello che è stato bello è che non è successo, e tuttora, a distanza di un anno e mezzo dalla realizzazione degli orti, non ci sono stati atti di vandalismo all'interno degli orti. E questa secondo me è una roba che veramente è importante e dà la dimensione di che cosa vuol dire creare qualcosa di partecipato. Cioè che i cittadini lo sentono loro, sentono che appartiene al quartiere, e quindi lo spazio non è visto come uno spazio da distruggere, da rovinare, ma da curare, tant'è che poi lì si sono attaccati altri progetti, non so, un gruppo di giovani attraverso un progetto della Youth Bank ha deciso di mettere delle panchine, dei fiori, insomma la cosa va crescendo sempre con l'aiuto dei cittadini, anche al di là di quello che hanno fatto semplicemente le nostre realtà. Un'altra cosa interessante è stato che da questi momenti di riunioni fatte, per esempio, noi abbiamo usato la strategia del World Café, che sono diversi tavoli in cui la gente chiacchiera liberamente di alcuni temi e vengono fuori delle idee, le cose che sono emerse è che da un lato rendere sicuro un posto vuol dire viverlo, quindi se noi diamo l'opportunità di abitare questi spazi che vengono percepiti come non sicuri, come non sono più non sicuri, diventano sicuri, perché la sicurezza la fa le persone che lo frequentano. E dall'altro che è importante che i cittadini si attivino, e questa cosa ci è stata detta in diversi tavoli, che mettano a disposizione le proprie competenze, perché lì abbiamo avuto la fortuna che alcuni dei cittadini di Rebbio sono dei tecnici che hanno messo a disposizione anche le loro competenze tecniche, ma niente di eccezionale, una cosa che si può trovare in qualsiasi quartiere, in qualsiasi paese, in qualsiasi città. Quindi queste diciamo l'unione della voglia di partecipare, della voglia di abitare il proprio quartiere rendendolo uno spazio sicuro e fruibile, con la disponibilità dei cittadini di mettere in campo le proprie competenze di vario genere, hanno creato l'humus perché il progetto venisse realizzato. Questi due spazi, Parco Negretti e gli orti di quartiere, sono idealmente uniti da un percorso pedonale che attraversa il quartiere, e volendo potrebbe proseguire dopo il cimitero verso la parrocchia fino a Camerlata. Questa è la visione che hanno in testa quel gruppo di cittadini, cioè che il quartiere venga abitato al suo interno, venga vissuto come
uno spazio in cui mi posso muovere tranquillamente a piedi, dove posso trovare magari al parco, oltre che delle panchine, un gazebo, i vialetti in ordine, magari anche la possibilità di comprarmi un bicchiere d'acqua o un gelato o di andare in bagno. Questa cosa al momento non c'è e noi non siamo riusciti a realizzarla. Non è stato facile a realizzare le cose che avevamo in mente, non siamo forse riusciti a fare esattamente quello che avevamo progettato, abbiamo dovuto ripensarlo, anche per questioni purtroppo burocratiche, diciamo, che ci hanno molto ritardato. Non nel senso che ci è stato, diciamo, impedito, ma nel senso che la parte di capire che permessi servivano, capire come fare per averli, riuscire ad ottenerli, è stata veramente snervante. Però alla fine quello che non siamo riusciti a fare a Parco Negretti l'abbiamo fatto nello spazio degli orti. Insomma, il nucleo di che era il cuore del progetto siamo riusciti ad ottenerlo e soprattutto la dimostrazione che quando c'è un quartiere vivo che vuole riqualificare i propri spazi perché li vuole vivere, li vuole abitare in un certo modo, si riesce, è possibile farlo. Io non voglio parlare troppo, per cui se avete domande sui dettagli, quello che abbiamo fatto, come e perché, magari me le chiedete voi invece che io che continuo a parlare. Grazie. Sì, benissimo. Anzi, per grazie, soprattutto. Se ci sono delle domande, quando ci sono, basta che le scriviate in chat e poi le presentiamo agli interlocutori. La prima cosa che mi viene in mente di quello che hai detto è, parlando tra l'altro con Sergio Beretta, che è un urbanista, giusto Lori? Io... Sei muto, scusa, io te lo posso dire, sei muto. Sì, giusto. Lui ama definirsi un architetto perché dice di voler lavorare con le persone e non con le città, una roba del genere. Forse non sono le testuali parole, però il concetto bene o male è questo. Io gli avevo chiesto specificamente. È la prima legge, cioè la prima cosa che ci ha detto è proprio rendere sicuro un posto, basta viverlo. Non c'è bisogno di mura, filo spinato o quant'altro. E poi è molto interessante questo discorso, cioè io a me piace molto la politica e se fossi un politico mi piacerebbe tantissimo avere dei cittadini disponibili a cimentarsi in questione di cittadinanza attiva, no? È un aiuto sicuramente importante per delle persone che hanno una responsabilità poi politica e istituzionale. Sarebbe interessante, cioè quello che vedo io da quello che è stato detto fino adesso è l'orto sociale, l'orto urbano, era un progetto che si sposa tantissimo con le esigenze più che altro dei giovani forse. Ultimamente i giovani stanno riscoprendo questo contatto con l'autoproduzione. Tra l'altro è un tema importante di questo tempo, cioè se contestualizziamo la storia, il momento storico in cui viviamo, l'autoproduzione sicuramente può essere una risposta migliore, non dico che sia la migliore, però può essere una visione migliore rispetto a quella della GDO, della grande distribuzione organizzata, che adesso, tra l'altro, ho scoperto parlando con Annalisa, che si chiama DMO, distribuzione moderna organizzata. Così, giusto per dare questa notizia. E quindi, alla domanda che ti ponevo prima, no, il rapporto che c'è tra la cittadinanza attiva e quello della politica su quella zona, mi sembrano un po' in contrasto, mi sembra che non si tenga forse tanto presente di alcune esigenze, cosa che tra l'altro so che l'assessore Marco Butti era in contatto con l'assemblea di zona e c'era la possibilità, c'era la volontà di incontrarsi. Poi è successo
quello che è successo con l'emergenza e le cose sono andate un po'. Quindi è chiaro che non è un attacco questo, si sa che c'è l'intenzione, vogliamo proprio capire però qual è l'intenzione, perché personalmente non si è capita tanto con questo atteggiamento di insistenza su quelle zone, perché poi la zona di cui parliamo è Camerlata, Como Sud, però se ci spostiamo a Cernobbio, se ci spostiamo a Montano, Grandate, la situazione non cambia, no? Quindi è proprio un atteggiamento politico generale, non solamente locale. Una cosa interessante, adesso Alessandro, tu tra quanto devi andare? Perché devo capire tra Alessandro e Luigi, tu hai ancora un po' di tempo, sì? Ti direi che posso tranquillamente rimanere fino, sì, le 10 e un quarto, anche, posso stare anche oltre le 10, poi però devo mettermi a stampare, sennò domani vado giù senza documenti. Ok, allora prima di parlare delle condizioni di lavoro, magari dei supermercati, Giuseppe, Sì. ti chiedo, tu che abiti a Prestino, tu che Esatto. hai contatti frequenti con il sindacato della UIL, allora da cittadino come vivi la situazione, innanzitutto? Ma innanzitutto, sul discorso urbanistico vorrei ritornarci dopo. E adesso vorrei concentrarmi un attimo, se mi permettete, su quelli che io definisco gli abitanti dei supermercati. Gli abitanti dei supermercati, in primo luogo, sono i dipendenti, le commesse, i rifornitori e quant'altro. Devo dire che, al di là di altre categorie, ben note come il personale medico, come gli addetti ai trasporti e quant'altro, in piena pandemia, praticamente ormai da un anno, i lavoratori dei centri commerciali, che già mi pare che non erano messi benissimo, ma con questa pandemia credo che abbiano sommato uno stress già precedente in maniera ancora più amplificata. Vorrei dirvi che, come sapete, col governo Monti la liberalizzazione degli orari di lavoro, dei centri commerciali, dei supermercati, quindi sono aperti 7 giorni su 7, le condizioni di lavoro dei lavoratori dei centri commerciali non è certo tra i migliori, e vorrei dirvi anche che, per esempio, delle tante cose che magari chi va a fare la spesa non sa, che la domenica non è più considerato un giorno festivo, proprio da un punto di vista contrattuale. Quindi i festivi negli addetti, nei lavoratori dei supermercati, dei centri commerciali, sono i canonici festivi, quello Capodanno, Natale, Pasqua, Santo Stefano, ma la domenica è esattamente un giorno come un altro. Voi sapete che hanno il diritto a un riposo settimanale, ma per una serie di combinazioni di turnazioni interne nei vari supermercati può accadere tranquillamente che un addetto fa un riposo il mercoledì una settimana, e la settimana successiva fa magari riposo la domenica. Per cui, se facciamo un esempio pratico, un giorno di riposo mercoledì 13 gennaio di quest'anno, può anche darsi che il successivo riposo lo faccia il 24 gennaio della settimana successiva. Quindi, come vedete, sono ampiamente più di 7 giorni consecutivi lavorativi. Detto ciò, e loro sono gli abitanti dei centri commerciali, e sono quegli abitanti dei supermercati che sono in parte, per una serie di turnazioni, esclusi poi da attività che noi vorremmo presupporre, come fare una passeggiata, stare in famiglia la domenica, che è secondo me, una delle basi fondamentali: la possibilità di stare con i propri figli, o per chi è già nonno o nonna, di stare con i propri nipoti. Quindi tutti quegli abitanti dei centri commerciali sono tra i lavoratori, secondo me, proprio penalizzati proprio da una vita sociale, perché hanno turni incredibili, hanno una turnazione in cui non vi sono orari, altri
per esempio alcuni fanno orari spezzati, per cui gli comprime una parte della giornata nella mattinata e una parte della giornata serale o pomeridiana. Per cui c'è proprio una condizione dei lavoratori e delle lavoratrici, soprattutto delle lavoratrici nei supermercati, nei centri commerciali, che secondo me non si sottolinea abbastanza. Questo è il dato proprio oggettivo. Tenendo conto che oggi la grande distribuzione, questo dobbiamo dirlo, si sta modificando, per esempio al di là del numero enorme. Poi mi sono sempre domandato, e scusate la banalità, ma ogni tanto una domanda banale ci può pure stare, ho fatto sempre un ragionamento che una famiglia mediamente ha un tot, ha un budget, diciamo, mensile da poter spendere, spesa alimentare e quant'altro. Il fatto che da 20 supermercati ne diventano 80, io non credo che ci sia la moltiplicazione pure della spesa potenziale da poter fare. Quindi se ogni famiglia ha un potenziale di tot, non riesco a capire poi l'efficacia di avere 80 supermercati anziché 40. Poi sul piano urbanistico ne parleremo dopo. L'aspetto che veramente noi trascuriamo troppo spesso la fatica e lo stress dei lavoratori, delle lavoratrici nell'ambito dei supermercati. Ripeto, non vi è festivo, non vi è domenica. Il festivo ovviamente è volontario, teoricamente è volontario, ma la domenica è un giorno assolutamente come un altro, come un mercoledì o un lunedì, eccetera. Sono molto penalizzate, lo ribadisco, le lavoratrici soprattutto, che sono madri, molte di queste sono madri, sono penalizzate negli affetti, nella gestione familiare. Quindi io vorrei che questo aspetto oggi venisse fuori, perché poi per il resto successivamente vorrei dire anche qualcos'altro sul tema urbanistico dei quartieri e quant'altro. Tanto grazie. Non so se Luigi, tu quanto tempo hai? No, io sono a disposizione. Ok, allora faccio parlare un attimo Alessandro, che lui praticamente ha lavorato tanto tempo fa nei supermercati, però ci può dare appunto un parere interno rispetto a quello che diceva Giuseppe e Ariosto. Ciao, non mi ricordo se ti ho salutato quando sei arrivato. Ariosto potrebbe poi Salve a tutti. Ciao. Dopo Alessandro potresti fare un aggiornamento, no? Vedendo magari com'era ai tempi, fare un aggiornamento ai giorni d'oggi, cos'è cambiato, se è cambiato qualcosa, se è peggiorato, se è migliorato la questione. Il lavoro? Sì, volentieri. Allora, manco dall'ambiente dei supermercati da 30 anni praticamente. L'ho lasciato nel 1991, quando ho cominciato a lavorare sempre nel commercio, ma per una multinazionale che trattava impianti industriali. So come era allora l'ambiente, perché ho avuto l'opportunità di lavorare in due realtà che erano, se vogliamo, antitetiche dal punto di vista della filosofia della gestione del personale. In entrambe le realtà ero stato assunto con quelli che allora erano contratti di formazione e lavoro. Ho lavorato prima in Coop Lombardia e poi a Bennett. Il bianco e il nero, naturalmente. Si entrava col CFL, si riceveva una formazione perché era prevista dal contratto di formazione e lavoro. In questo iter di formazione si riceveva, oltre a una formazione tecnica, che ho trovato eccellente in entrambe le realtà, anche se a mio avviso decisamente migliore, o almeno mi è risultato poi più utile nella mia carriera professionale quello che ho ricevuto in Coop. Si riceveva una specie di imprinting su quello che era l'obiettivo dell'azienda. L'obiettivo della cooperazione è sempre stato chiarissimo, l'obiettivo del Bennett era fin dall'inizio, diciamo, qui siamo profit oriented, proprio questo termine messo così, dopodiché il resto veniva, insomma. Cosa posso presumere che sia cambiato? Prima di tutto, a seguito di questo assembramento di realtà molto simili, sia come superficie che come organizzazione interna,
in uno spazio così ristretto, posso immaginare che venga assolutamente esasperata la concorrenza. Perché se io devo, come diceva giustamente Giuseppe, rubare quel potere d'acquisto della famiglia, sottrarlo a un concorrente, devo fare in modo che il mio prodotto supermercato nel suo complesso sia sempre più appetibile. Chi è che viene, tra virgolette, spremuto perché questo succede? Ma è chiaro, i lavoratori, quelli che ci sono dentro, perché sono loro poi che alla fine portano il carico per incrementare la produttività, per rendere più appetibile il prodotto, per attirare più persone, per garantire maggiore efficienza nella vendita, che è poi quello che fa affluire più pubblico e presumibilmente garantire una maggiore copertura dei costi di apertura. Quindi, cioè, assolutamente d'accordo prima di tutto con quello che ha detto Giuseppe, questo è il rischio più grande. Quello che forse mi piacerebbe sottolineare, e spero di non essere dispersivo, ricollegandomi alla splendida esperienza di cui ho parlato prima anche Nicole, è che queste iniziative locali, che possono anche valere per singole imprese, in realtà non sono supportate da una strategia generale. Cioè, a livello di politica generale del paese non c'è prima di tutto una valorizzazione di questi che sono sentiti come valori a livello individuale. Si punta chiaramente sul consumo del territorio, si punta soprattutto a scaricare le responsabilità sulle entità successive, il governo statale sulle regioni, le regioni sulle province, le province giù via 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 fino ai comuni. Il comune che cosa fa? A disposizione un territorio, gli viene lasciata un'autonomia anche strategica e chiaramente che cosa fa? Batte cassa da queste superfici. Il territorio che ha e la risorsa che ha a disposizione la dà a realtà che gli possono portare un ritorno immediato senza pensare. Cioè, nessuno si chiede cosa saranno questi 5-6 supermercati in 2 chilometri quadrati, che cosa saranno tra 10 anni, cosa saranno quelle superfici. E non riesco a immaginare che siano ancora superfici di vendita, perché il ritorno economico a un certo punto non ci sarà più, un po' perché oggettivamente per la situazione che c'è sta scendendo il potere di acquisto dei singoli, un po' anche perché c'è una saturazione oggettiva, ecco. Un altro discorso che non viene affrontato secondo me a livello di strategia generale, e non c'è sufficiente pressione, o perlomeno non una pressione sufficientemente chiara su questo, è la totale mercificazione del lavoro. Il lavoro non è più, come prevederebbe la Costituzione, uno strumento di qualifica della persona, di crescita della persona, di valorizzazione dell'essere umano che lavora. Il lavoro è una merce. Se vogliamo, sotto certi punti di vista, ho visto diventare il lavoro un lusso, cioè qualcosa che qualcuno si può permettere e altri non più, a meno di non sottostare a condizioni di svilimento totale dal punto di vista organizzativo della propria vita individuale, che sono i fattori che giustamente sottolineava Giuseppe anche prima. Cioè, io a questo punto lavoro soltanto se abdico al mio diritto ad una vita privata, se abdico al mio diritto ad una vita familiare, ad una vita affettiva, se abdico al mio diritto a un piacere di formazione personale. Questo è raramente riconosciuto nell'ambito dell'imprenditoria, molto raramente, sicuramente non è riconosciuto a livello di strategia generale. Quindi, se non è dentro negli obiettivi dello Stato, come fa a essere negli obiettivi di un comune o addirittura di una circoscrizione di un comune? E questo è, secondo me, il punto fondamentale per cui l'assessore Butti può permettersi di dare una risposta come quella che ha scritto, ecco. Cioè, fondamentalmente, alla fine, leggendola, se la si guarda dal suo punto di vista, ha anche tutte le ragioni di rispondere così, non avrebbe nessun motivo per rispondere in un altro modo. A lui non viene chiesto di avere una visione strategica più ampia, che non sia quella di garantire un ritorno alla fine della fiera semplicemente economico a quella che è l'organizzazione comunale.
per il momento credo di non avere altro da dire. Ok, grazie. Sì, in realtà sono contento che lui abbia risposto, perché so già cosa rispondere, però questo è un altro discorso. Volevo fare solo una precisazione, che confermo quello che hai detto tu, nel senso condivido quello che hai detto tu sui lavoratori, che è praticamente l'individuo, il soggetto su cui poi si può puntare per il profitto massimo da realizzare. Non sono solo quelli interni, ma sono anche i produttori. Ad esempio, mi viene contadino, cioè tu l'hai detto? Scusa, ok, niente, faccio solo l'esempio. Pensiamo non ho detto, a. Ma è logico che una cosa si ripercuote su tutta la filiera, questo okay. È evidente. Stavamo parlando adesso contestualizzando sulla realtà supermercato, ma è palese, si ripercuote su tutta la filiera, Chiaro, assolutamente. chiaro. Sì, era una precisazione per chi ascoltava. Grazie. Ariosto, tu che invece sai dell'attuale Tengo. del supermercato, in base a quello che ha detto Alessandro, ci ritroviamo nonostante la distanza di 30 anni, tutto è cambiato. Allora, Ariosto, Cobas Pubblico Impiego, da poco territoriale di zona, mi occupo più precisamente di amministrazione pubblica e quindi tutto quello che è connesso al lavoratore del pubblico impiego con altri contratti. Però, per mia fortuna, ho iniziato a lavorare presto, anche perché c'era bisogno di lavorare, quindi ho iniziato a lavorare a 18 anni e sono passato quindi dal privato al pubblico. E ho visto un po' le varie realtà. Mi sono impiegato poi nel 99. Io ti sento benissimo, sono l'unico? Scusami. Tutti Come? lo sentite male? È molto A me? disturbato. Ok, Disturbato? prova qualcosa col microfono, non so se. Perché si sente che. Vai bene, eh? Trattino, aspettate un attimo, proviamo a vedere se riesco a mettere È sempre le brutto cuffie. quando qualcuno parla. Solo che non ti. Sentivo. Aspetta, aspetta. Va meglio adesso? No? Prova. Mi sentite meglio? Niente? Mi sento Nulla? disturbato, come se ci fosse qualcosa che soffia o picchietta su. Adesso? Uguale. Uguale? No. Prova a vedere se riesce a sistemare. Intanto faccio parlare Luigi. Proviamo. È ancora male. Luigi, Male? posso? Scusa? Posso? Parlo io allora. Vai, vai, vai. Parlo Sì. io? Vuoi già Allora. iniziare tu? Parli tu, vai. Sì, allora. Ciao a tutti. No, mi spiace che non mi è arrivata la risposta di Butti. Sarei curioso perché. Lo conosco da anni, penso che non abbia timore di un confronto, sebbene la pensa diversamente da me, ma ci siamo sempre rispettati, questo lo dico per la storia positivamente. Ma io sono di Albate, una periferia abbastanza positiva, come invidio Rebbio, però Rebbio, per esempio, da qualche tempo è riuscita a riunire tutte le associazioni, a fare un progetti, a incontrarsi, che questa è una cosa molto positiva. Insomma, io tra l'altro sono amico fraterno di Don Giusto e so anche la fortuna che avete avuto con l'arrivo di quel parroco che penso abbia dato un impulso notevole a questo quartiere. Ecco, oltre il Parco Negretti, io segnalerei anche, che non l'ha nominato Michael, la Villa Giovio, che era anche quello, mi ricordo quando ero stato consigliere comunale, era anche quello, si doveva aprire il parco e invece non è stato fatto e anche lì è uno spazio, secondo me, notevole che potrebbe essere uno spazio notevole per i cittadini, insomma, adesso. C'era stata una mozione, è stata votata da tutti, però non era andata.
No, io sono molto, ho seguito molto la storia delle case comunali, case comunali che, lo posso dire, purtroppo con tutti i bisogni che ci sono, è una faccenda che si trascina da anni, quindi questa per onestà occorre dirla, e ce ne sono un sacco vuote, insomma, adesso vuote in condizioni proprio negative. Se pensate per esempio al nucleo di via San Bernardino, via Spartaco, mi ricordo che quando sono state vendute le farmacie dal comune, dalla giunta Lucini, c'era stato fatto un emendamento fatto da Sapere, che era di Paco Sel, mio collega, di stanziare una cifra notevole di quel ricavo delle farmacie per la sistemazione delle case popolari. Allora mi ricordo furono usate per la sistemazione dei tetti delle case di via Spartaco, che erano abbastanza conciate, insomma, adesso. Però ci sono un mucchio di nella città, non solamente nelle periferie, un mucchio di appartamenti vuoti, sfitti. Io ho qui un dato del giugno 2020, penso che la situazione non sia cambiata. C'erano, figuratevi, 183 vani comunali che necessitano di un intervento, c'erano 32 vie di assegnazione e 5 stanno lavorando per metterli a norma. Quindi vedete che con tutti i bisogni quello che succede in queste case. Poi, oltre alla situazione proprio degli appartamenti, diciamo, di questi condomini, di queste case popolari, c'è una situazione sociale più impegnativa, che è quella di un mucchio di persone anziane. Come sapete, ha un mucchio di persone superiore ai 65 anni, quindi la città sta invecchiando, abbastanza, secondo me, abbandonata in questo senso. C'è chi ha la fortuna di avere magari il figlio, il vicino, così, ma c'è molta gente sola e la solitudine sapete che è drammatica. E poi questa situazione di pandemia mi sembra che l'ha molto più sottolineata. E per esempio la prossima Como, quando era candidata Celeste Grossi, che purtroppo però non siamo riusciti a entrare in consiglio comunale, uno dei nostri cavalli di battaglia, diciamo, era il portierato sociale. Cosa significa il portierato sociale? Noi sognavamo, indicavamo una figura, sarebbe bello in ogni agglomerato, però magari nel gruppo di case, così, che veramente sarebbe diventata l'anima di quei residenti, che animava i caseggiati, curava i rapporti tra vicini, diventava un mediatore delle diversità, perché in molte case comunali oppure della regione, penso alle case Aller, non puoi mettere assieme, dopo tutti hanno diritto di un appartamento, ma non puoi mettere assieme la persona diversamente abile con lo straniero, con l'anziano, così diventa una situazione veramente impegnativa, quindi a lasciarli abbandonati. Quindi veramente ci vorrebbe una figura istituzionale che sia faccia da tramite a tutte queste fragilità che sono presenti nel nostro quartiere. Quindi penso che veramente è una cosa che occorre spingere, è una cosa, secondo me, che si potrebbe veramente individuare e superare, insomma, perché una volta c'erano anche, non so, penso che tutti si ricordino dei vecchi consigli di circoscrizione, che al limite erano un punto di riferimento per qualsiasi problema. Ora invece purtroppo sono stati annullati e il cittadino dove si rivolge? Io penso anche a Prestino, la situazione di Prestino potrebbe essere quasi simile, come lo è simile via San Bernardino, come
magari via Spartaco, poi via Spartaco c'è la fortuna di essere a Rebbio, magari è più sostenuta, insomma. Adesso Albate io ci vivo, ha la fortuna che Albate è ancora una realtà, permettetemi, paesana, dove magari si sta, non dico un po' meglio, ma c'è più attenzione alle diversità, sebbene anche qui ci sono delle situazioni di case, faccio degli esempi, via Giudici, case Aller, a Trecallo, case comunali veramente, oserei dire, quasi diroccate, permettetemi, specie esternamente, e via Filzi, anche lì situazioni di solitudine abbastanza impegnative. Quindi queste periferie che occorre veramente farle vivere, perché poi anche la storia, per esempio, qualsiasi manifestazione in centro, c'è invece forse da cambiare la mentalità in questo senso, di veramente rimettere in piedi tutte le periferie dove vive senz'altro la maggior parte dei nostri cittadini. Ecco, scusa un attimo, lo dico con amarezza, però io, almeno noi, non solo io, ma Paco Sell, così aveva lottato, aveva lottato, insomma, aveva fatto proposte alternative alla costruzione dell'S Lunga. Ricordate la palazzina Fisa, che noi volevamo una biblioteca di quartiere, un punto di aggregazione, così. Ora purtroppo, lo dico con amarezza, passando via in macchina, vivendo, il punto di aggregazione lì è diventata la piazzetta dell'S Lunga, lo dico con un'amarezza e con una tristezza. Luigi, scusami, puoi ripetere quest'ultimo punto della piazzetta, che me lo sono sei saltato il e non ho collegato il punto di aggregazione, che poteva essere invece una biblioteca nella vecchia palazzina Fisac, è diventata la piazzetta della S Lunga, la piazza, più che la piazza davanti, quell'intuizione che hanno avuto senz'altro dei giochi per i ragazzi, e lì è pieno così, permettetemi, ma lo dico con amarezza, con tristezza. No, ma infatti il discorso è proprio questo, nel senso, ci sono, l'altra volta ne discutevamo col Friday, ci sono degli esempi, tra cui l'S Lunga, che ha un senso, cioè è stato costruito con un senso, probabilmente, e ha una, probabilmente una sua funzionalità utile. Altri invece sono proprio messi lì a caso, giusto per, come si diceva prima, probabilmente riempire le casse comunali e poi trovare altri modi per fare cose magari, con quei soldi. Lo dico, scusa, magari sono progetti che si trascinano da anni, perché ricordate la sistemazione della Coppa Rebbio, della nuova Coppa, per quanti anni si è dovuto trascinare quella situazione, insomma, ha fatto prima la S Lunga che la Coppa sistemarsi, insomma, quindi... Sì, no, infatti. Una cosa che ci tenevo a dire, prima di dare la parola ad Ariosto, è che ovviamente ad ogni azienda, impresa che è appaltatrice del bando, è previsto chiaramente un ritorno sul sociale, come possono essere i parcheggi, possono essere le rotonde, possono essere delle case popolari, comunque ci deve essere sempre un ritorno sul sociale. Ci sono stati casi, adesso non è il caso di indagare, dove tuttavia vanno molto a rilento o non sono stati portati a termine. Ali, scusa, mi sembra quella nuova di sulla via Sicilia, non devono sistemare le case della struttura Aler? No, intanto il supermercato c'è. Sì, no, no, ma dico, ma mi sembra che sia collegata, no? Adesso io non... No, sì, tutte collegate, chiaramente, per forza. No, lo so, dico, nel progetto dovrebbero fare il supermercato, però degli appartamenti di dietro, no? Sì. Volevo la conferma. No, sì, sì, no, sì, questo sì, assolutamente sì. Ariosto, vediamo se va. Proviamo prima a vedere se va.
Mi sentite? Perfetto, adesso? Adesso ok, benissimo. Allora, ricomincio da capo. Cobas Pubblico Impiego, mi chiamo Ariosto, di nome. Niente, quindi io vengo da una realtà un po' diversa dal privato. Faccio parte dei Cobas da un po' di tempo e adesso anche territoriale di zona. Vengo anche dal privato, ho lavorato per un po' di tempo, ho iniziato a 18 anni, ho lavorato nel privato per un po' di tempo, poi sono passato al pubblico. Due cose importanti. Allora, la prima, io non sono d'accordo nella privatizzazione, tanti contratti, anche privati, che poi sono stati gestiti solo ed esclusivamente nel privato, senza la supervisione del pubblico, quindi del governo, hanno fatto sì che tanti benefici o delle rassicurazioni per il popolo dei lavoratori sia venuto a mancare. L'ultima sferzata c'è stata quando Marchionne ha distrutto il contratto che c'era dei lavoratori. E da quello poi sono partiti tutte le altre privatizzazioni, anche la principale, quella dello smantellamento di alcune strutture che facevano capo allo Stato. Io ho un'idea un po' radicale del lavoro, nel senso che il lavoro serve, ma non deve essere, non ci deve prendere tutta la vita, anzi il lavoro serve per vivere meglio. All'epoca, non so se vi ricordate, Bertinotti pensava, poi è caduta anche questa idea, di fare i 4 turni di lavoro riducendo l'orario a 6 ore lavorative giornaliere per dare la possibilità di recuperare 2 ore di vita intensa. Sono anche contrario allo smart working, perché nel pubblico impiego, ma anche nel privato, perché se per qualcuno o per la maggior parte delle persone questo può essere un beneficio, perché si cerca di voler coniugare sempre più il lavoro alla vita privata e fare in modo che si viva meglio, in realtà è un sottile danneggiamento della vita privata, perché io devo lavorare in un margine di tempo definito e devo lasciare libera la vita privata alla famiglia, ai miei hobby, a ciò che mi rende vivo all'interno di una società. Per quanto riguarda invece la pianificazione del territorio, mi sembra strano e vedo, non dovrei dirlo, però tanta incompetenza e impreparazione a livello di programmazione dei lavori, in questo caso pubblici, e soprattutto della programmazione del territorio. È da poco che si è aperta la modifica del piano di governo del territorio del Comune di Como, e quelle aree che voi dite, di Rebbio, dove sono sorti 3 supermercati nel giro di 2,5 km, dovrebbero essere programmati all'interno del PGT, all'interno del piano regolatore, del governo del territorio. Se queste aree non sono state individuate, ma sono state stralciate solo per far cassa, come diceva anche Alessandro prima, questo è un'incompetenza da parte di chi deve programmare all'interno dell'istituzione pubblica e chi deve soprattutto realizzare. Non è possibile svendere il territorio senza una programmazione. Quando si pianificano dei piani di governo del territorio o i cosiddetti PRG di una volta, si fanno dei conti meramente anche matematici sul numero delle persone che ci sono nella città, nei vari quartieri e quant'altro, e poi da quello si a cascata si stabiliscono le aree da destinare al terziario, al verde, a tutte le altre attrezzature connesse alla realtà e alla vivibilità del luogo.
Se non è stato fatto questo, vuol dire che non c'è, e non c'è, ve lo assicuro, non c'è nessuna competenza sulla programmazione e sulla realizzazione di una vita all'interno di una struttura comunale e su, diretta e sul, al territorio. Partendo dalla società, così come tutti gli architetti, pianificatori, urbanisti dichiarano, ma addirittura ne fanno dei corsi, partendo dalla società si riesce a pianificare il territorio, ma deve partire dall'esigenza dell'uomo. Ora, io sentivo la Micol, giusto? Che fa parte di molte associazioni e queste associazioni hanno dato vita a molte iniziative sul posto. Queste iniziative in realtà dovrebbero essere recepite dall'amministrazione, dovrebbero essere prese e fatte proprie sul piano di governo del territorio, perché quella è l'esigenza, quella è l'esigenza che ogni pianificatore urbanistico deve mettere all'interno del suo progetto di città, di ambiente e di programmazione per uno sviluppo economico e sociale della città. È ovvio che se questo non è stato fatto, vuol dire che chi, anche noi, che abbiamo espresso la nostra volontà di voler mettere un'amministrazione che non è capace di governare, è ovvio che poi ci ritroviamo, no, io la dico proprio schietta e palese, ci ritroviamo poi degli orrori sul territorio, come per esempio tre supermercati che, per carità, creano posti di lavoro, ma io mi domando, e tutte le altre zone che hanno capannoni che stanno cadendo, zone che dovrebbero essere riqualificate, perché non andiamo prima a riqualificare quelle zone e a creare da quelle zone di degrado delle zone di vita, piuttosto che distruggere una parte di terreno? Perché io ho visto portar via, che sia bosco, che sia comunque un pezzo di terreno da dove su poi ci si è costruito il nuovo supermercato. Ecco. Grazie. Condivido con te l'incapacità, l'incompetenza dell'amministrazione di questa giunta. E tra l'altro, non vi posso dire, ma perché purtroppo è un mio obbligo non parlare di, però sappiate che sia a livello di politico che a livello tecnico c'è una totale incapacità di governare e lavorare, e si vive alla giornata. È una cosa assurda, indescrivibile. Mi fermo. Volevo adesso, tra l'altro, Alessandro deve, tra poco deve andare, quindi se vuoi fare tu un ultimo intervento, osservazione o qualcosa prima di andare, Alessandro, in realtà sono dispiaciuto di dovervi lasciare, perché penso che, cioè, il dibattito stava veramente prendendo una spiega molto interessante. Non posso che dire che ribadisco, cioè, anche raccogliendo un attimo quello che è venuto degli altri interventi, in particolare da quello che ha detto Ariosto, vorrei al limite aggiungere soltanto una cosa, cioè credo che dal basso, permettetemi di dire da noi, deve partire la richiesta, una richiesta sempre più pressante, sempre più rumorosa al limite anche, che chi ci governa cambi la sua attitudine, cambi la sua impostazione, perché secondo me è illusorio credere che alla fine un'amministrazione comunale alle prese con problematiche estremamente
pratiche nel quotidiano, che abbia o no le competenze di cui parlava Ariosto, vada a impostare una strategia di lungo respiro. Quindi quello che, di cui io sento la mancanza è una strategia di lungo respiro decisa a livello più elevato, a livello governativo, che a discesa venga poi recepita da chi questa strategia dovrebbe attuare sul territorio. Se non c'è questo input dall'alto e se non c'è questa sorveglianza, se vogliamo, ma sorveglianza non sarebbe neanche la parola giusta, questa sovrintendenza da un ente superiore, alla fine l'iniziativa locale può troppo facilmente e senza controllo degenerare in realtà che ci portano su una strada completamente diversa, magari anche senza arrivare agli estremi nefasti che stiamo verificando nella nostra Como durante l'operato dell'ultima amministrazione, che è riconosciuta direi a 360 gradi come la più incapace che abbia mai governato la città, ma proprio si percepisce questa mancanza di un disegno più ampio, è proprio a un livello più elevato che non si chiede una logica di società e di governo, non solo del territorio ma in generale, che sia orientata verso un altro obiettivo, e sta a noi chiedere che questo cambi. Forse anche per questo, come ti ho detto Roberto, che ho accettato un po' di uscire dalla mia tana, io mi sono un po' ritirato da forme di attività, perché uno non nasconde, dopo un po' si stanca anche un po', però credo che sia indispensabile in questo momento, perché la deriva che sta prendendo in generale non solo la città ma tutto il paese è veramente, veramente più che preoccupante. Niente, non credo di aver altro da aggiungere in questo momento. E scusate magari anche questo piccolo sfogo personale in coda al tutto. No, anzi, grazie. Grazie anche perché hai partecipato e trovato il tempo e sei uscito allo scoperto dopo non so quanto tempo di inattività. Se devi andare, fai pure, tranquillo. Grazie a voi tutti, vi saluto, vi ringrazio veramente di avermi permesso di partecipare. Buona serata, ciao a tutti. Grazie a te, ciao altrettanto. Io avevo una domanda, non so se in chat avete scritto qualcosa, non riesco a vederla perché mi si sovrappone tutto, non so se quindi è stato scritto qualcosa. Avevo una domanda per Nicole, io volevo capire, tu che hai avuto contatti diretti con progetti e le persone del posto, quali sarebbero adesso le loro necessità? Cioè, ce ne sono alcune ovviamente che non sono state realizzate, che vorrebbero continuare a portare avanti, ce ne sono di nuove? Ma io posso risponderti rispetto a quello che era quella visione che vi dicevo, che era stata costruita all'interno dell'assemblea di Zoda con processi partecipativi e in cui poi il progetto che è stato realizzato si va a inserire. Come dicevo, la cosa che diciamo l'orizzonte sarebbe quello di riuscire a creare un percorso ciclopedonale interno al quartiere che coinvolga tutto, diciamo, da Parco Negretti fino a Camerlata, senza passare per le arterie principali, attraversando appunto la zona degli Orti, passando vicino alla scuola di Via Giussani, in cui tra l'altro abbiamo cercato di realizzare un piccolo cancelletto che dalla scuola, perché una parte degli Orti è dedicata ad orto didattico, per cui i bambini della scuola di Via Giussani vanno lì a fare l'orto, che in realtà è un percorso molto breve, ma sarebbe ancora più bello se all'interno della scuola basterebbe aprire un cancelletto e i bambini potrebbero andare direttamente. Questo per esempio è una di quelle cose che non siamo riusciti a fare per problemi di permessi, perché il cancello avrebbe insistito su uno suolo privato di un cittadino che non si capisce chi è, per cui è rimasto lì.
ma se si riuscisse ad aprire questo percorso che da parte alla scuola arriva fino a Camerlata, questo era uno dei sogni dei cittadini. Un altro è appunto quello di continuare a arricchire Parco Negretti, con noi abbiamo messo un gazebo e delle sedute, oltre che ripristinare tutta una serie di vialetti che erano sconnessi, tutta una parte di recinzione crollate, lo scopo, cioè l'idea dei cittadini era anche quello di ricreare un parco che avesse dei giochi per bambini nuovi, e quelli che ci sono veramente alcuni inutilizzabili, alcuni per bambini molto piccoli, creare qualche gioco per bambini un po' più grandi, in modo da attirare anche una parte di pubblico che magari non va sempre al parco, o per ragazze addirittura, come l'idea di una struttura per fare calisthenics, sarebbe bellissimo che all'interno del parco ci fosse una struttura con un bagno, la possibilità di prendersi un gelato, così che i bambini uscendo da scuola potrebbero andare lì semplicemente a giocare, mentre queste cose mancano e sono cose che rendono più difficile vivere il parco quotidianamente. Per cui sono una serie di piccole cose, piccole o grandi a seconda, che però vanno a inserirsi in una visione che i cittadini hanno del quartiere, come per esempio un'altra cosa importante che mi dimenticavo, l'illuminazione di questo percorso pedonale, in modo che anche la sera o d'inverno, nel tardo pomeriggio, le persone possano tranquillamente passare per queste zone che sono un po' buie, perché appunto sono lontane dalle vie principali. Però tutto questo fa parte di una visione complessiva di un quartiere che sia vissuto dalle persone come quartiere e non come posto in cui mi sposto con la macchina per andare dal luogo A al luogo B, dalla scuola al supermercato, dalla scuola al parco giochi, ma ci abito vivendolo e passeggiandoci, andando negli orti, fermandomi a parlare con chi sta facendo l'orto, con i ragazzi che stanno mettendo le piantine di fiori come stanno facendo adesso, e così via, ecco. Scusate, forse sono un po' verbosa, ma questo progetto mi ha molto appassionato e quando inizio a raccontare faccio fatica a fermarmi, per cui al massimo bloccatemi voi se divento lunga. Io, scusa, posso? Non si sente. Certo, sempre, scusa, non mi ero accorto. No, a Michael vorrei dare, se permette. Nicole. Nicole, sì, bene, non so solo l'italiano. Un suggerimento, ma non per l'amor di Dio. Visto che per esempio anche tutta l'attività culturale della città ce n'è poca, ma è solamente basata sul centro città, uno deve andare in centro, guardate la storia del cinema, a Como c'è solo il Gloria con la sua programmazione intelligente, ore chiuse, d'accordo, magari rinascerà l'Astra, ma non c'è nient'altro. E poi c'è il sociale, che onestamente ultimamente sta lavorando bene, benino. Ma se per esempio, io insisto perché proprio ci ho vissuto quel periodo quando ero consigliere comunale, Villa Giovio, col parco che c'è, un luogo di esposizioni, un museo, non so, guardate che sarebbe bellissimo trascinare la gente dal centro verso le periferie, insomma, adesso non... È un'idea, ecco, un suggerimento, scusa. Non... No, anzi, su Villa Giovio ci avevamo provato a ragionare, ma a quanto pare ci sono difficoltà però vabbè. Sì, per, diciamo andrebbe ristrutturato, è molto complicato, ma più semplicemente anche soltanto una colonnina elettrica, era un altro dei sogni, poi mi dimentico dei pezzi, ma anche questo c'era, una colonnina che porti l'elettricità al centro di Parco Negretti, dove c'è quell'anfiteatro naturale, potrebbe essere l'occasione per proiettare lì dei film, magari durante la stagione estiva. Hai ragione.
Scusate, io sto segnando le cose intanto, se qualcuno vuole intervenire. Intervenire, sono diventato cinese. No, No, un'altra dai, cosa, Giuseppe. scusa, un'altra cosa, permetti, è il trasporto pubblico, specie Rebio forse ha la fortuna sulla Varesina, passa un sacco di autobus, non so, collegati, ma ci sono zone proprio, io penso al Bate, la zona, non so, di Baraggia, cioè... Su tante altre zone dimenticate, insomma, adesso pure con degli orari che sarebbe un'altra cosa un po' da riprogrammare nei quartieri, insomma. Sì, e a proposito di trasporto pubblico si lega un po' con la questione che discutevamo col Friday sulla progettazione, no? Se un supermercato fosse progettato in maniera consapevole, probabilmente le corse, le fermate, eccetera, sarebbero strutturate diversamente in modo da poter dare la possibilità alle persone di arrivare con un mezzo pubblico piuttosto che quello privato, perché Poi sì. non voglio rompere le scatole tutta la sera io, ma il trasporto pubblico, un'altra battaglia, scusa, mi viene in mente battaglia quando invece odio le guerre. Un'altra discussione è quello delle fermate con le pensiline, perché trasporto pubblico, ma se non c'è la pensilina quando piove. Non puoi attirare la gente anche quando è brutto, ci sono un mucchio di fermate nella città, specie nelle periferie, senza pensiline. È un Sì. altro Sì, discorso collegato al trasporto pubblico. Sei assolutamente sì. d'accordo? Sì. Anche perché in via Pasquale Poli non c'è una pensilina, neanche una. C'è a Camerlata. Sì, beh, esatto. Va. Cioè, Anche poi vabbè, io penso anche sulla via Varesina, lì al semaforo, a via. con la via Lebbio, penso a Muggiò, cioè adesso è un problema reale, insomma, adesso... Sì, anche assolutamente. questo. E stavo dicendo io che ne stavamo parlando col Friday, no? La progettazione. Perché è importante contestualizzare anche quello che avviene quando avviene. Se in un momento in cui l'inquinamento dato da la combustione, dato da tot cose, sta portando a dei risultati negativi. Bisognerebbe, come dire, strutturare una politica, come si diceva prima, lungimirante in modo tale da sopperire a questi problemi, no? Da risolverli e non da riproporli o accentuarli, cosa che in realtà non avviene, non si contestualizza. Una cosa che noto io, soprattutto a Como, che non si contestualizza tanto quello che avviene, si va avanti per la propria strada con le proprie idee, senza considerare quello che ci succede intorno e andiamo. Quindi questo è, secondo me, un nodo fondamentale, quello di poter contestualizzare. Vai, Lori. Sì, una cosa che mi ha colpito un po' della risposta di Butti, la devo segnalare. Cioè, non è che mi ha colpito, mi ha fatto un po' innervosire, se devo essere sincero. Non è una questione personale, ovviamente. Mi rendo conto che il suo modo di ragionare è perfettamente coerente con quello della giunta, con quello della classe dirigente in generale e con quello della società ancora più in generale. Allora, lui cosa dice? Vabbè, noi ci siamo, insomma, abbiamo parlato di pianificazione di urbanizzazione aggressiva e lui a un certo punto del comunicato dice: ha senso parlare di pianificazione aggressiva, ad esempio, per la Coop che ha realizzato un parcheggio a servizio della scuola di Via Giussani? E certo, ci hanno fatto il parcheggio, sono dei paladini della città questi. Certo, come possiamo criticare questa cosa? Anzi, meno male che ci sono loro, ci hanno fatto il parcheggio. Per andare a prendere i pargoli, così puoi andare fin sotto scuola e il pargolo non deve fare neanche mezzo passo per entrare in macchina. Cioè, c'è questo modo di ragionare. Io penso che questa persona e la classe politica in generale, cittadina, non si sia nemmeno, non abbia nemmeno provato a immaginare che ci può essere un'alternativa
priva di automobili, cioè il loro modo di ragionare è prendo l'auto, vado a prendere il bambino, la bambina e basta, me ne vado. Che poi tra l'altro voglio dire, Via Giussani cos'è? Una scuola elementare, quindi verosimilmente i bambini e le bambine che la frequentano vivranno a 500 metri dalla scuola, quindi io posso magari capire, oddio, per le scuole superiori, ad esempio, in cui magari chi frequenta questi posti vive a 20-30 km dalla scuola, quindi si deve muovere con i mezzi pubblici. Vabbè, questo perché sì, generalmente chi frequenta le superiori è indipendente, però lo può essere anche un bambino. Cioè, adesso non per vantarmi, ma io mi ricordo che quando andavo alle elementari andavo e tornavo a piedi. Si può fare, ripeto, generalmente chi frequenta le elementari vive in vicinanza della scuola, e questo perché c'è una scuola elementare generalmente in ogni paese e in ogni quartiere. Cioè, man mano che si scende nel sistema educativo, gli istituti sono sempre più frequenti. Cioè, se ad esempio le università che sono in cima al sistema educativo italiano, non sono presenti neanche in tutte le città, alcune città non ce l'hanno, man mano che si scende, quindi arrivando all'elementare, addirittura all'asil nido, aumenta la densità. Quindi, ad esempio, ogni quartiere, penso ogni quartiere, ha una scuola elementare. C'è persino nel mio quartiere, Muggiò, che è un quartiere piccolo. Per cui questi bambini li possiamo rendere indipendenti nella maggior parte dei casi e farli andare e tornare a scuola, da scuola a piedi. Poi mi rendo conto che ci siano magari delle eccezioni, delle particolarità che richiedono che il bambino venga portato o ritirato da scuola da un genitore, e quindi vabbè, si utilizza l'automobile. Ma anche lì il genitore non deve necessariamente utilizzare l'automobile per andare a prendere il bambino. Quindi mi rendo conto che sia una questione che poi abbraccia la società nel suo complesso, e forse non è una cosa che può risolvere da solo il comune di Como. Questo però non vuol dire che allora non si debba lavorare in questo senso. È chiaro che se mi fai il parcheggio mi incentivi a utilizzare la macchina, perché dovrei fare diversamente? Però Sì, c'è. esatto. Vai, vai, prego. No, era quello che No, era quello sento la mia voce che mi sento la mia arriva. voce che mi arriva. È Ti fastidioso, sento continua. perfettamente. Ora? Ora? Non me la sento, Non vabbè. me la sento, vabbè. No, che dicevo che Alessandro prima, infatti, diceva. Mi sembra Alessandro o Diceva anche Ariosto Alessandro, lo anche riprendeva, Ariosto lo riprendeva. che deve Che essere deve essere principalmente una forza che arriva dall'alto e poi tutto si regolamenta, altrimenti sarebbe uno sforzo inutile, diciamo. inutile, diciamo. Però questo appunto non Questo deve essere appunto una non deve giustificazione per lavorare in questo modo. Cioè, nel senso, sappiamo che dall'alto non arriva, però abbiamo una testa pensante, usiamola per pensare e capiamo che magari si può fare qualcosa di alternativo rispetto che continuare a sbattere la testa contro lo stesso muro. Sì, no, infatti bisogna stare attenti a dire queste cose perché poi vengono usate come scudo per non fare nulla, no? Sì. Poi. Non so se Guarda. Giuseppe voleva o Luigi. Sì, mi sentite? No, intanto un breve cosa che mi ha un po' ringrazio Nessi per avermi ricordato Vincenzo Sapere, che è stato il mio padre politico. Lo ringrazio di cuore perché ho un ricordo di Vincenzo Sono di stato grande vicino affetto. molto tempo e veramente ho imparato molto anch'io, guarda, veramente. Oh, ti ringrazio per Vincenzo, poi tu sai che abitava a Prestino, e abbiamo intitolato una saletta, Centro come tu civico. sai, sia al centro civico. Sì. Ti ringrazio perché
ad averne ancora oggi di politici come Vincenzo Sapere. Vabbè, scusate questo breve. No, volevo l'ultimo accenno, volevo sulla questione del numero di supermercati che si aprono e di posti di lavoro in più che si creano. Io volevo solo accennare che anche la grande distribuzione sta cambiando e parecchio. Vorrei ricordarvi che oggi hanno incentivato non solo per il Covid, ma era un processo che già era in atto precedentemente, accentuato ovviamente col Covid, della spesa che ti portano a casa, per esempio, o per esempio delle casse autonome senza il bisogno della cassiera, oppure la spesa ordinata che vai a ritirare, la riduzione degli organici comunque sta avvenendo, perché vi è una necessità minore con tutti questi accorgimenti di personale, tenendo conto che voi sapete che nel commercio e quindi nei supermercati vi sono varie tipologie di contratti, ci sono ancora i contratti a chiamata, nel senso che alcune ragazze vengono chiamate solo per il sabato e la domenica. Quindi non è proprio così, l'apertura di molti più supermercati porta molti più posti di lavoro, perché chiaramente ricordatevi che ogni supermercato ha un bilancio annuale, laddove c'è un calo di introiti, poi c'è una riduzione di quel personale, soprattutto quelli che sapete assunti a tempo determinato. Questa era una piccola postilla che volevo fare. Sui quartieri, io anni fa a Prestino avevamo tentato di ravvivare il quartiere con musica dal vivo, riuscire a recuperare quel piccolo parco che c'è a Prestino, anche questo sostanzialmente abbandonato. Ma io immaginavo, ho sempre immaginato, per una visione un po' romantica, ecologista che ho dentro di me, che io ho immaginato sempre i quartieri legati soprattutto all'infanzia, cioè fare in modo che i quartieri fossero un momento di incontro per i bambini. Io vedo i famosi parchi di Como, ne vogliamo parlare brevemente, sia in periferia, nei quartieri, sia in città. Mi dite quali sono questi parchi? Cioè, la definizione di parco cos'è? Io penso, per esempio, è un quartiere molto popoloso, quello delle caserme, via Anzani, via Leoni, tanto per dare un'idea. Mi dite che parchi ci sono? Una volta io ho letto una lettera di un nonno che scriveva al sindaco attraverso il giornale La Provincia e chiedeva: ma io dove devo portare il mio nipote? Qui non c'è più verde in città, nel mio quartiere non c'è verde, dove devo portare? Sono parchi, per così dire, parchi, altro che giochi, proprio completamente trascurati, completamente semi-abbandonati, oserei quasi dire. La risposta del sindaco di allora disse: beh, se lei ha bisogno del verde se lo vada a cercare. Che non mi pareva una grande risposta, onestamente. Quindi questa politica di cementificare ancora e non di ristrutturare e non di creare spazi per l'infanzia soprattutto, ma rendere i quartieri vivi, perché se oggi gli studenti non vanno a scuola per la storia del Covid, ma si ritrovano nei centri commerciali come punto di incontro, beh, altro che tristezza, altro che tristezza. Qui proprio manca una visione, manca una volontà di recuperare la vita dei quartieri, recuperare il senso dell'incontro. Oggi dov'è l'incontro? Dov'è? Adesso, ripeto, prescindiamo dalla vicenda Covid, che è anche precedente. Dove sono i luoghi di incontro? Io mi ricordo da ragazzino, per esempio, i giardini pubblici di Como, il fiore all'occhiello, quindi sul lago, sulla passeggiata del lago. Ma avete presente oggi i giardini pubblici di Como cosa sono? Ma quali sono sti spazi verdi? Me lo dite in questa città turistica bellissima e quant'altro, dov'è il verde? Dov'è il verde? È il luogo di incontro, il parco è un luogo di incontro, di ritrovo, di chiacchiericcio, di confronto, di discussione. Dov'è il verde a Como? Dove sono questi benedetti parchi di Como? Il parchetto, chiamiamolo parco di Prestino, è semi abbandonato.
ma ne posso fare tanti esempi. Mi dite dove sono i parchi, dove sono i luoghi di aggregazione, dove sono i punti dove si possa fare anche sport all'aperto? Me lo dite. Dove sono i momenti di incontro? Questa è una città dove l'incontro è dentro nei supermercati. Questa è la realtà. Il parco è anche una funzione sociale, anche per gli anziani. Diceva Nessi la solitudine, eccetera. Qui abbiamo la solitudine degli anziani che sono soli. E avere un quartiere vivace, un quartiere ricco, un quartiere vivo, dove ancora il negozietto resiste, resiste il fiorista, resiste il negozietto che ti vende il pane, invece ormai non resistono più, evidentemente, è un momento di vincere quella solitudine. Oggi c'è la solitudine del cibo. Voi lo sapete quanto spreco c'è nel cibo? Tutti questi supermercati, una porzione di quello che si spende è uno spreco di cibo che va in scadenza e non viene neanche utilizzato. C'è anche una solitudine del cibo, di andare al supermercato per solitudine, perché non c'è altro. Questa è una città che ormai è amministrata da anni in modo abominevole, non ha un progetto, non c'è nulla, ci sono solo gli oneri di urbanizzazione. Questo è Como, è una città veramente in declino, ma in declino perenne, e la chiudo lì per non aggiungere altro. Grazie. Andrei verso la chiusura, se c'è qualcun altro che vuole dire qualcos'altro. Sì, beh, io vorrei però lanciare un messaggio di speranza, insomma. Dobbiamo veramente partire dal basso per ricreare questa città, non demordere, veramente impegnarsi per un'inclusione sociale generale, quindi lo so, anch'io, io poi c'ho la fortuna di aver lavorato, di avere una casa, tante fortune che ho, e quindi penso che molti ce l'hanno questa fortuna, molti di noi, un lavoro così, che sono doni veramente in questo periodo specialmente, quindi occorre forse veramente che tutti ci impegniamo di più per migliorare questa città e impegnarsi poi a cambiare con i giusti mezzi democratici che ci sono permessi, che sono cose stesse, ecco. Questo è, vorrei anche dare, permetti, un messaggio di speranza, se no addio. Sì, più che di speranza, di impegno, perché la speranza è l'ultima a morire. La speranza lo tieni però con l'impegno, insomma, adesso, secondo me. Se agisci bene, le possibilità, però sì. Le possibilità le ottieni, ti spiego brevemente, la speranza è una parola un po' passiva, cioè sperare vuol dire un po' vivere nell'aspettare che qualcosa succeda, però è un argomento molto filosofico, lo trattiamo, sì, poi, esatto, di persona, per l'amor di Dio, dopo, esatto, se no annoieremmo tutti, esatto. Io tra l'altro faccio una in chiusura, si parla di riqualificazione urbana, eccetera, io mi sono segnato qua riqualificare per cosa, riqualificare per chi, è la domanda un po' che mi sta in testa. Detto questo, se ci sono altri interventi, li facciamo e poi andiamo a concludere, se no per me possiamo concludere, siamo ormai da un'ora e mezza, non vorrei diventare troppo pesante. Ok, io sono molto contento, questo è quello che ho sognato oggi, non si vede perché è piccolo. Ti è passato un mal di testa allora. Sì, no, mi è passato, ve lo stavo dicendo, mi è passato. Grazie a noi, dovresti pagarci da bere quando ci trovi. Va bene, vi porto un po' d'acqua. Va bene. E niente, tanti spunti, quindi vi ringrazio per il tempo che ci avete dedicato, che ci siamo dedicati a vicenda.
E seguendo le parole di Nessi, di Luigi, io continuerò e spero che possiamo essere sempre di più in tanti a metterci d'impegno per cambiare le cose, ognuno col proprio contributo come può. Quindi annuncio che venerdì 22 ci sarà un'altra puntata sulla questione supermercati, specifica. Con una sociologa, si chiama Annalisa Dardone, dove andremo un po' più nei dettagli sui tempi di lavoro, le questioni di genere all'interno dei supermercati, eccetera. E ci saranno altri comunque incontri relativi anche a questi, relativo a questo argomento. E anche con voi, io mi farò sentire anche con voi. Tra l'altro, se per ad esempio Micol, magari per qualche contatto con l'assemblea di zona, con qualcuno dell'assemblea di zona piuttosto che del quartiere, magari anche per una chiacchierata, capire un po'. E quindi grazie a tutti. Se ci sono domande da parte di chi sta seguendo, avete ancora pochi secondi prima che il tempo scada. Sembra un quiz adesso, è diventato all'improvviso un quiz. Ma sì, ma al massimo ce le fanno sotto il post e risponderemo dopo. È un po' tardi adesso. Per Vai. curiosità, mandami, perché non mi è arrivata, te l'avevo chiesta, ma solo per curiosità, mandami la risposta di Butti, per favore. Ah sì, te la mando. L'ho mandata sulla chat, ma mi ha fatto un È in casino. chat, se guardi la chat l'ho scritta pezzo per, l'ho riportata pezzo per A pezzo. me non mi è arrivata, mi spiace, ti Te dico. la invio io, te la invio, tranquillo. Via email, dai, ti spiace, Via domani. mail. Te la mando adesso lì. Va bene, grazie. Grazie Ciao. a tutti. Ciao a tutte, buona serata a tutte le Ciao, persone. buona serata. Ciao. Arrivederci.